siamo qui di fronte alla patria della cultura, l'università, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma 3 di Roma. È un bellissimo pomeriggio di sole e la cultura illumina le menti, sappiamo che e deve illuminare anche l'Europa, perché Europa e cultura vanno a braccetto. Siamo qui con il professor Paolo Albazzi del Frate e il bravo studente Angelo e Niccolo Rinaldi. E vorrei chiedere proprio al professor Albazzi del Frate cosa pensa di questo processo storico che ha portato a questa fase di crisi dell'Europa e come ne dobbiamo uscire. Sì, l'integrazione europea, il processo di assimilazione, di unione dei paesi d'Europa è un processo ovviamente molto difficile, molto delicato, ma anche molto necessario. Io vorrei sempre ricordare che l'Europa unita vuol dire la pace. E noi ricordiamo che le rivalità fra i paesi europei hanno portato allo scoppio di due guerre mondiali. Già solo questo, il fatto di vedere Francia e Germania che lavorano strettamente insieme in Europa, anzi sono protagonisti della vita europea, è un fatto estremamente positivo. Quindi pace, progresso e la cultura sono gli obiettivi dell'Unione Europea. E la laicità, ecco, la laicità è un fatto importantissimo perché serve a dare la medesima dignità ai cittadini a prescindere dal credo religioso, e questo serve per evitare i fanatismi che insanguinano il mondo ancora oggi. Sì. Buongiorno a tutti. Allora, no. Penso che il professore ha ragione, questo processo di unificazione degli stati d'Europa è difficile perché per motivi storici l'Europa è sempre stata in conflitto. Negli ultimi tempi è stata creata l'Unione Europea negli anni 50. Oggigiorno si assiste a una crisi economica, questo divide le persone sono spinte a chiudersi in se stesse, a non credere nell'altro. Gli stati sono diffidenti tra di loro perché le risorse diminuiscono, le risorse economiche non ci sono più come un tempo. Questo anche a seguito della crisi del 2008 che ha coinvolto tutti quanti. Quindi come ci si può chiudere? Ci si può aprire perché c'è un ciclo storico che si continua a ripetere. Possiamo comprendere che stando uniti possiamo essere forti, come diceva un matematico, Nash, il gruppo è forte se ogni persona pensa a se stesso, se stessa, ma pensa anche al gruppo. Quindi solamente unendo le forze possiamo realizzare questo sogno di un'Europa più unita e più forte. Gli Stati Uniti d'Europa sono proprio un equilibrio cooperativo, vero Niccolò? Sì, e soprattutto di fronte all'università con il professor Albezzi del Frate, con Angelo, credo che dobbiamo dire agli europei, agli italiani, agli elettori italiani che l'unico futuro per l'Europa è veramente investire nella cultura, nella filiera della conoscenza, scuola, università, ricerca, creazione artistica. Il mondo è pieno di manifatturiero, di agricoltura, di servizi e anche noi abbiamo bisogno di industria, di agricoltura, di terziario, ma per essere nel mondo a testa alta, per essere nei processi globali con competitività, abbiamo bisogno che tutte le nostre attività siano di qualità più sofisticata, abbiano una ricerca, una riflessione, una tecnologia alle spalle che le possano sostenere. E questo è il contributo che noi dobbiamo realizzare come europei nel nostro gruppo e al di fuori del nostro gruppo, anche come contributo ai grandi processi del mondo. Un'Europa che sia patria della cultura, ma proprio patria degli investimenti nella cultura, dei lavori nella cultura, a partire dalle primarie, dalle prime scuole fino alla grande creazione dell'artistica e dell'intelletto. Senza questo l'Europa sarà destinata a diventare una provincia del mondo, ma se siamo uniti possiamo fare gli investimenti, la circolazione, lo scambio delle idee, e questo ci potrà permettere di avere ancora un ruolo importante di pace e di sapere nel resto del pianeta. Viva l'Europa!